Ciao carissime, benvenute sul mio canale di cosmetici fai da te con ricette e consigli per prendersi cura della propria pelle in maniera facile, economica e naturale. È molto importante prendersi cura del proprio viso, serve per avere una pelle fresca e pulita. Lo scrub ha un ruolo importante per levigare, detergere a fondo e lasciare la pelle liscia e setosa. Il punto forte dello scrub si trova, diciamo, nell'azione meccanica che esercita. I microgranuli che sono presenti negli ingredienti, massaggiati sul viso, rimuovono lo sporco, le cellule morte e il trucco. Lo scrub prepara la pelle ad assorbire meglio i principi attivi di successivi trattamenti, come ad esempio le maschere, i sieri o la crema che si andrà a mettere. Vediamo come preparare uno scrub viso al caffè. Ingredienti: 20 g di fondi di caffè, 50 g di zucchero di canna, un cucchiaio di miele, un pezzettino di banana schiacciata, un pochino di succo di limone. Mescolate tutti gli ingredienti e applicate sul viso massaggiando leggermente, sciacquate poi con acqua tiepida. È adatto anche come scrub per il corpo, quindi potete prepararlo con dosi più elevate e conservarlo per un paio di giorni in frigorifero. Questo scrub, essendo un po' più energico, va bene per le pelli normali, grasse o che comunque non presentano tanti problemi. Vediamo come preparare uno scrub viso allo yogurt. Un cucchiaio di yogurt bianco, 2 cucchiai di farina di mais, un pochino di succo di arancia. Mescolate tutti gli ingredienti e applicate sul viso massaggiando leggermente, sciacquate poi con acqua tiepida. È uno scrub sfogliante delicato, tonificante e nutriente, adatto per le pelli sensibili. Vi consiglio di effettuare lo scrub la sera, prima di andare a dormire meglio, perché così la pelle è più ricettiva alla crema da notte. E inoltre, siccome lo scrub elimina le cellule morte, comunque toglie il sebo, la pelle è molto più delicata, quindi meglio anche la sera per evitare di usare make up e quindi dare magari fastidio, rossori, eccetera. Per fare bene le cose io vi consiglio di fare prima un bel bagno di vapore, così dilata i pori, massaggiare un detergente delicato e poi procedere con lo scrub e dopo eventuali trattamenti come maschere, eccetera. Per oggi ragazze è tutto, io torno presto con un nuovo video ricetta, con consigli sempre per la vostra bellezza. Io spero di esservi stata utile, condividete con le vostre amiche sui vostri social, se il video vi è piaciuto mettetemi un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte e attivate la campanella per essere sempre aggiornate. Ciao ciao, un bacione!